La tematica principale di questo viaggio è stata la banda, questa Cenerentola che tutti conoscono, ma nessuno poi va a trovare, credo per pregiudizio, per ignoranza, credendo questo suono finito, di cui forse anche vergognarsi perché non nobile. E invece no, tutto questo nel festival tentiamo di esaltarlo, tentiamo di farlo emergere con un'anteprima che si svolge proprio su questo sagrato di questa straordinaria cattedrale, credo una delle più belle del mondo in assoluto. E qua migliaia di persone riscoprono il suono delle bande, perché è un percorso trasversale che va appunto dalle bande istituzionali, alle bande di paesi, ai centri sociali, alle bande anche di tipo militare. Questo percorso è andato oggi, che è il giorno successivo al festival, posso dirlo bene. Molta gente, molto interesse, e poi quest'anteprima serve proprio a catturare. L'idea è quella di porgere a questa gente veramente un valore forte e portarli lentamente verso che cosa? Ma per esempio un obiettivo è cominciare in orario, da noi è un tabù, si dice alle 8 e si comincia alle 9 quando va bene. Due, cercare di far pagare un piccolo biglietto per fargli capire che cultura è ricchezza di tutti, e quindi la gente che sente suonare, voglio dire, alle spalle anni di studi, sacrifici, ha un costo questa questione qua. Quindi anche là lentamente far capire che occorre contribuire in maniera modesta, anzi modestissima, a dare un sostegno a questi sforzi. Tre, portarli lentamente poi nel segmento internazionale che si svolge a poche centinaia di metri di qua, dove le proposte sono, come dire, un po' più ardite e un po' più complesse, come anche quelle, diciamo, pomeridiane. La banda perché è veramente il cuore nostro, ma anche la ricerca e quindi la sperimentazione. C'è stato un bellissimo momento nella chiesa di San Domenico, dove un coro gregoriano femminile dell'abbazia di Noce ha incontrato un grandissimo talento della nostra terra, Vincenzo De Luci, che ahimè a causa di un incidente è letteralmente paralizzato. Nonostante questo handicap gravissimo, lui è riuscito a farsi costruire una tromba particolare. E questa tragedia di questo musicista veramente è stata formidabile, perché trasmette quello che poi abbiamo perso nella vita, nel senso questa frenesia, questo essere, questa pazzia che contraddistingue il quotidiano nostro, la velocità, l'ansia, il bombardamento di varie cose, e sconvolge veramente quella che è l'essenza poi anche, voglio dire, insomma, della vita. E dopo questo viaggio ci siamo portati nella piazzetta delle Monache, dove Moni Ovadia ci ha raccontato lo spirito degli ebrei e degli zingari, sostanzialmente irriducibili popoli che coltivano la libertà pagando un prezzo altissimo, spesso drammatico. E c'è stata una carrellata di, proprio su questa tematica dei Rom, dello spirito zingaresco, che ieri ha chiuso con i Taraf dei Duc e i Lacociani in un tremendo bagno di carnalità, di ritmo, di libertà, di anarchia assoluta, però anche di grande bellezza, un groove magmatico, dove in effetti c'è un fuoco che non so, primordiale, che questa terra, questi musicisti conservano, e credo l'abbiano trasmesso in maniera forte, fin troppo forte anche nel volume. Chiudo dicendo che insomma io cerco, per quello che è possibile, di trovare un cuore antico, vero, forte, dove ognuno di noi può ritrovare in qualche maniera un'identità, un punto fermo, un punto di ripartenza. Perché questo? Perché credo che viviamo un momento difficile, complesso, drammatico, non solo sul piano economico, politico, culturale, dove in effetti prevalgono i selvaggi, prevale veramente il degrado, la volgarità, perché abbiamo un tremendo bisogno di questi valori, è proprio un'urgenza. Quindi è un piccolo, grande sforzo che noi facciamo per mandare questo tipo di messaggio. Ecco perché
non è solo un festival, è molto di più. E credo che il fatto che sta cosa parta dal sud non è nuova, perché io ritengo che al sud c'è ancora una potenzialità. In qualche maniera noi siamo figli dei greci, quindi questo senso della bellezza è nato il pensiero occidentale, voglio dire, Socrate, Aristotele e tanti grandi pensatori, voglio dire, hanno dato veramente dei messaggi grandissimi all'umanità. Riprendere tutto questo e cercare di farlo affiorare e porgerlo non è poca cosa, è ambiziosissimo, è utopico questo progetto. La vita è preziosa e va vissuta al meglio per migliorarne le condizioni, ognuno con i propri strumenti. Devo dire la verità, alle volte io faccio col megafono, con la sirena e distruggo tutto quello che ho detto.